Ciao a tutti! Allora, in questo video volevo elencarvi tutto il necessario che serve quando si accoglie a casa un cane. Cercherò di elencarvi le cose più o meno in ordine di importanza. Allora, la primissima cosa che ovviamente serve è il cibo. Il cibo può essere secco, quindi i croccantini, che tra l'altro i veterinari consigliano di utilizzare solo questo come scelta di alimentazione. Sui croccantini c'è da dire una cosa. Se il cane che arriva in casa è un cucciolo, chiaramente la tipologia di croccantino dovrà essere puppy o junior, quindi specifico per il nostro cucciolo che appunto avrà bisogno di molte più vitamine ed energie rispetto magari a un cane già adulto. Chiaramente se il cane invece è adulto c'è la referenza a adult, invece esiste un'ulteriore referenza che è per i cani anziani, che viene calcolato dai 7 anni in su più o meno, che è il senior. Sul senior vi posso dire che non è obbligatorio darglielo dai 7 anni, perché comunque se gli date un buon alimento, per esempio naturale, che non ha questa referenza, va benissimo anche continuare con l'adult. Per quanto riguarda il cibo umido, quindi in scatoletta, come vi dicevo prima, i veterinari lo sconsigliano, è una cosa in più e io personalmente ai miei cani glielo do se non in qualche occasione speciale, tipo per festeggiare. E anche qua, se glielo volete dare, è sempre meglio comunque mischiarlo ai croccantini. Cioè, è meglio non dargli solo alimento umido, perché comunque ha bisogno anche di sgranocchiare per i denti e non va bene, ecco. Volevo dirvi che sicuramente farò un altro video a parte, perché c'è davvero molto da dire su questo argomento. Poi, le ciotole, ovviamente, e su questo non c'è molto da dire se non che per quanto riguarda la ciotola dell'acqua, vi consiglierei una ciotola in acciaio inox, che sicuramente la mantiene più fresca. Oppure un'altra alternativa potrebbe essere la fontanella, che appunto si attacca alla corrente e ricircola l'acqua. Ce ne sono svariati tipi. La prossima cosa che servirà è la pettorina, il collare e il guinzaglio. Allora, la pettorina è importantissima, perché soprattutto se il cane è appena arrivato rischia di spaventarsi facilmente e di scappare. Aiuta tantissimo, in più vi dà maggior presa sul cane. E vi metto magari una foto di una pettorina a tipo, comunque ce ne sono davvero tantissimi tipi. E il guinzaglio, quello non c'è molto da dire, basta prendere un guinzaglio di qualità che appunto non ci rimanga in mano, se no magari siamo stati attenti alla pettorina, però poi il guinzaglio è di scarsa qualità e si spacca. No. Ok, per quanto riguarda invece il collare, vi do un consiglio, chiaramente per mia esperienza personale, di utilizzarlo solo per attaccare la medaglietta, perché ho notato e mi è stato riferito che mettere la medaglietta magari attaccata alla pettorina è più facile che la perdiate. Invece, se la mettete al collarino è difficile che la perdano, che si rovini. Io personalmente il collarino io lo lascio bello largo, ma non troppo perché chiaramente non si deve sfilare. Diciamo che glielo lascio comodo e glielo lascio tutto il giorno anche a casa. Così, se dovesse scappare, almeno c'ha il collarino con la medaglietta. Ok, quindi anche su questo argomento c'è proprio da dire tantissimo, quindi potrei fare un altro video proprio inerente a questo. Altra cosa molto importante, soprattutto se il cane è arrivato è un cucciolo, sono le traversine. A queste si possono associare l'attraente e il repellente, che solitamente sono in spray, ma se non erro ci sono anche in gocce, che possono aiutare appunto spruzzando l'attraente sulla traversina, che aiuterà prima il cucciolo ad abituarsi a sporcare lì. Il repellente, al contrario, dovesse fare i bisogni in un punto che non è la traversina, potete una volta pulito poi spruzzare il repellente così non lo rifarà lì. Ovviamente questi due prodotti sono soggettivi, quindi potrebbe essere che funzionino come no.
Poi, altra cosa è la cuccia, il cuscino, la brandina, quello che preferite. Ovviamente anche il divano, il letto. No, vabbè. E per quanto riguarda divano e letto, chiaramente starà a voi, ma anche tutti i membri della famiglia, se non siete d'accordo a farli salire, a impedirgli di farlo. Però mi raccomando, dovete farlo tutti quanti, perché se uno lo fa salire e gli altri no, lui poi si confonde. Un'altra cosa importante, soprattutto se è cucciolo, sono dei giochi di masticazione. Quindi una buona marca, per esempio, è la Kong, che fa dei giochi in gomma molto robusta, perché come un bambino piccolo che sta mettendo i dentini, anche il cucciolo di cane ha bisogno di vari giochini da masticare onde evitare che vi mangi le ciabatte. Altra cosa, gli snack, quindi i premi, sono sempre da tenere a portata, perché se il cane fa il bravo o volete insegnargli un comando, è buona cosa premiarlo. È salita la lasagna sul tavolo, perfetto. Adesso la prendo perché sennò mi fa cadere tutto. Vieni qua. E anche oggi appare in video. Guarda che stiamo parlando di cose per cani, non per gatti. Devi venire al prossimo video. Ok, altra cosa è la pulizia del cane, quindi salviette, shampoo a secco, shampoo normale. Ti servirà anche una spazzola. Ci sono tanti tipi di spazzole, per esempio il cardatore, il rastrello. Sinceramente, la migliore spazzola che ho provato è la Forminator, che è una spazzola in grado di togliere anche il sottopelo, quindi questo limita molto le vere palle di pelo che rotolano in giro per casa. Altra cosa, impermeabile, il cappottino, il maglioncino, non è per forza necessario, a meno che il cane non sia un cane di taglia piccola, che quindi tremano e hanno piuttosto freddo, e quindi sarebbe meglio prendergli queste cose. Come si misura la taglia per capire la dimensione del maglioncino, cappottino e così via? Si misura con 1 metro da sarta, quindi 1 metro molle. Si prende la misura dal collo all'attaccatura della coda, quindi come in foto. Ultimissima cosa è la pazienza. Questa non può mancare nell'avere un cane, soprattutto se cucciolo, perché è normale che qualche danno lo farà. Dipende chiaramente poi anche dal carattere del cane. Soprattutto se arriva da un canile o un'associazione, ci vuole davvero tanta pazienza, perché magari ha passato una brutta esperienza o arriva da un'altra casa, eccetera. Quindi per loro ci vuole ancora più pazienza. Ribadisco che tutto quello che ho detto chiaramente è frutto della mia personale esperienza e niente, alla prossima, ciao!